Mettetevi comodi, c'è cinema, cinema, cinema su Radio Free Station, la radio degli italiani nel mondo. Ogni sabato dalle 12 con Tonino Pinto e le sue interviste esclusive ci racconta la vita e gli aneddoti dei più famosi attori italiani ed internazionali, ed è anche presente come inviato speciale di Radio Free Station, la radio degli italiani nel mondo, nei più famosi festival del cinema come Cannes, Venezia, Roma, Giffoni Festival e Monte Carlo Film Festival della Comédie. Cinema, cinema, cinema. Se vuoi dire di aver guardato veramente un film, devi lasciare che anche il film guardi te. Cinema, 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 come dice la sigla, Tonino Pinto vi saluta dalla Casa del Cinema di Roma per l'appuntamento settimanale con Radio Free Station, la potente radio web degli italiani nel mondo. Insomma, fra pochi minuti, insomma, saprete i risultati della edizione degli Oscar con chi ha vinto il miglior film, il miglior attore, la miglior attrice. Va bene, per ora stoppiamo e facciamo una parentesi. L'ultima volta che ci siamo incontrati è stata all'aeroporto di Fiumicino a Roma. Lui partiva per Parigi, impegnato in teatro, e io a Los Angeles, appunto, per seguire gli Oscar. Parlammo a lungo dei figli che amava, in ugual misura dal grande Ricky, oggi affermato attore e regista, avuto dalla ballerina irlandese Pat O'Hara, a Thomas, produttore e regista, avuto dal matrimonio con l'attrice norvegese Margaret Robsam, a Gianmarco, straordinario attore di teatro e di cinema e di televisione, a Maria Sole, regista anche lei, avuta dal matrimonio con l'attrice Franca Bettoia. Ugo Tognazzi, 100 anni fa, hanno titolato i giornali, per ricordarlo, nasceva l'attore che dopo la rivista in coppia con Raimondo Vianello, anche in televisione, portò con tanti film di successo al cinema un personaggio scalzo e scomodo che, come sottolinea l'amico Paolo Mereghetti, critico del Corriere della Sera, non aveva certamente il fascino di Marcello Mastroianni o la strapotenza di Vittorio Garba, di cui però era un grande amico e compagno soprattutto a tennis nei famosi tornei nella sua villa a Torvaglianica. È una simpatia meno immediata quella di Tognazzi, meno spontanea come quella di Alberto Sordi, per esempio, ma continua saggiamente il Mereghetti. Dei quattro moschettieri della grande commedia cinematografica italiana del dopoguerra, Ugo Tognazzi è stato senz'altro il più vitale, il più coraggioso, come fece magnificamente nel 1970 vestendo i panni di un travestito nel film diretto da Vittorio Caprioli, Amori e splendori di Madame Rayol. E fu proprio grazie a quel film che produceva Ugo Santalucia per la Mega, dove allora, in attesa di abbracciare definitivamente la carriera giornalistica in Rai, creavo a fianco del pittore Sandro Simeoni l'ufficio stampa della produzione di quella società, l'ufficio pubblicità, insomma, e convincendo solo per quel film un grande pittore come Maccari a realizzare il bozzetto di un manifesto che fece epoca. Poi l'amicizia con Ugo, grazie all'amico Pino Patitucci e grazie a quei tornei di tennis per la conquista dello Scolapasta d'oro e le anteprime di tanti dei suoi film nelle belle sale dell'Hotel Piglia a Saint-Vincent in concorso per le famose Grolle d'oro. Ricky, quando ci vediamo per un'intervista, in ricordo di quelle indimenticabili estati, mi chiama ancora Lothar. Sapete Lothar, l'eroe dei fumetti di Mandrake, calvo come me. A seguire fino a notte fonda quei tornei di tennis c'era tutto il cinema italiano. Sul campo centrale, in terra rossa, a contendersi la partita. E sugli spalti della tribuna centrale, con tutti gli attori, i registi che andavano di moda in quel periodo. Alla fine la mitica cena cucinata rigorosamente da Ugo in versione cuoco. Oggi scorrono i ricordi dei capolavori interpretati dal grande cremonese, l'unico attore della sua generazione, come ha sottolineato Enrico Sisti, a non prestarsi al romanesco, anche se visse, cucinò e sorrise tra i colli nella sua bella villa agricola di Velletri e il litorale del villaggio Tognazzi a Torvaglianica e anche la casa in via Giulia a Piazza dell'Oro, dove si rifugiava a leggere i copioni di quei film passati alla storia, come La Gran Boffa di Marco Ferreri, o come Io la conoscevo bene,
con Manfredi, o amici miei di Monicelli, o il federale. Ricordate lui vestito da fascista in moto, mentre guida la moto, che dice buca, buca, buca con acqua. Ecco, quello lì. La voglia matta di Salce fino alla Califfa, tratto dal romanzo del suo amico Alberto Bevilacqua, che curò anche la regia di quel film. E poi La vita agra di Carlo Rizzani, La donna scimmia, ancora di Ferreri, Il fisco al naso, capolavoro di recitazione e di regia, la regia era proprio di Ugo Sognazzi, L'immorale di Pietro Germi, Barbarella di Roger Vadim, sì signore, regia e interpretazione sempre sua, La bambolona di Franco Girardi, Porcina di Pierpaolo Pasolini, Nell'anno del signore di Luigi Magni, Venga a prendere il caffè da noi di Alberto Lattuada. Insomma, è impossibile citare tutti i film che lui ha interpretato. Non per chiudere questo elenco, La tragedia di un uomo ridicolo, se non l'avete visto questo film, recuperatelo e riguardatevelo. La regia di Bernardo Bertolucci, che gli valse la Palma d'Oro al Festival di Cannes. Sì, Ugo Sognazzi è giustamente considerato uno dei volti più importanti del cinema italiano. Da non perdere per chi ama il cinema, il bel documentario Ritratto di mio padre, realizzato dalla figlia Maria Sole, è quello che Righi Tognazzi gli ha dedicato per il centenario dalla nascita, dal titolo La voglia matta di ridere.